Sì, gli animali danno proprio Mamma un mia, davvero. affetto così gratuito, così piacevole, che è un Allora, piacere averli insieme. noi siamo su YouTube questa mattina, ok? Chiudo. Adesso tolgo pure WhatsApp per non sentire il rumorino che cose. Buona domenica a tutti. Noi siamo Dica. qua oggi per il Vangelo della domenica. E sto con mio gatto che mi sta dando un po' di fastidio che lui vuole uscire e adesso non può. Oggi leggeremo il capitolo 24, 17 e 18. Commenteremo brevemente per poi passare a questo libro, Seguimi, che sono l'interpretazione del Vangelo attraverso Emmanuel. Che come se non sapete, Emmanuel era la guida spirituale di Chico Xavier, questo medium brasiliano che ha psicografato in scrittura automatica bellezza di 520 libri e non ha mai preso soldi da questi libri e sono stati venduti e donati soldi in beneficenze per mantenere le case, che si chiamano Casa Andrea Luisa anche, di ospedale psichiatrici, ospedale per bambini, per le mamme che stavano incinte, che non potevano avere assistenza medica, per i bambini proprio che scuole e altro. E Emmanuel, come guida di Chico Xavier, ci ha raccontato che lui della sua vita vissuta all'epoca di Gesù, che ha conosciuto Gesù e che Gesù ne ha parlato con lui, e lui diciamo così, è stato dato un'opportunità a lui di cambiare vita e lui non ha accettato per colpa dell'orgoglio, l'arroganza. La storia di Emmanuel quando era in vita come un senatore romano, quando ha conosciuto Gesù, si può trovare in un libro che si chiama 2000 anni fa, che può essere scaricato benissimo, si può essere comprato da Casa del Nazareno, e è bellissimo, ne vale la pena veramente. Ne abbiamo studiati tante, tante, tante volte questo libro perché le lezioni che sono lì dentro sono immemorabili. Sono veramente incredibile e ne vale la pena. Perciò Emmanuel è dopo che ha passato per varie reincarnazioni, che poi come prete, in varie di queste incarnazioni è stato un prete, lui è l'esegeta per l'eccellenza, perché ha vissuto dopo che aveva negato l'aiuto di Gesù. Lui dopo ha vissuto i millenni a seguire per poter riparare quello che lui aveva combinato e conosce il Vangelo sempre. Tanto che una volta Chico Xavier diceva: "Ma Emmanuel, non ti ho sentito vicino a me questi giorni, dov'eri?" E lui ha detto: "Io sono andato un pianeta tale", lui ha detto un nome là del pianeta, non nella sfera celeste superiore, a fare un corso di Vangelo. Immaginate, un corso di Vangelo. Vuoi dire, il Vangelo è una cosa che non è per adesso, è per sempre. E diciamo così, è la guida cosmica delle anime nell'universo. Perciò, Simona, vuoi Sì, leggere? va bene. Allora, portare la propria croce. Chi vorrà salvare l'anima sua la perderà. Beati sarete quando gli uomini vi odieranno, quando sarete espulsi dalla società civile e religiosa e vi insulteranno, e il vostro nome sarà proscritto come infame a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno
ed esultate, perché ecco la vostra ricompensa sarà grande in cielo. Così, infatti, i loro padri trattavano i profeti. San Luca. Beh. Le parole sottolineate sono aggiunte nella versione italiana e non esistono in quella francese. Ok. avevo anche questa nota. Poi, chiamata la folla, insieme ai suoi discepoli, disse loro: se qualcuno vuole seguirmi, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare l'anima sua la perderà, e chi perderà l'anima sua per me e per il Vangelo la salverà. Difatti, che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se perde l'anima sua? San Marco. Noi qua stiamo parlando della chiamata, no? Questa chiamata, per poter introdurre il libro Seguimi, noi la troviamo, la prima chiamata, nella buona novella di Umberto di Campo, sempre psicografata da Chico Xavier, e nella buona novella che racconta così, dovrò leggere perché non credo che voi avrete lì, no? No. Ok. Allora, Gesù si dirigeva verso Cafarnao, dove sorgeva la intendenza di Antipa. Entrò con calma nell'esattoria e, vedendo che c'era un alto funzionario, noto pubblicano della città, gli chiese: che fai tu, Levi? L'interpellato lo fissò con sorpresa, ma, soggiogato dal dolce magnetismo del suo sguardo, rispose senza indugio: riscuoto l'imposta del popolo dovuta a Erode. Vuoi venire con me a riscuotere i beni del cielo? Gli chiese Gesù con ferma dolcezza. Levi, che sarebbe stato più tardi l'apostolo Matteo, senza riuscire a spiegargli le sante emozioni che si agitavano nel suo intimo, acconsentì commosso: Signore, sono pronto. Allora seguimi, dice Gesù, abbracciandolo, e si diresse alla casa di Simon Pedro, che offrì al Messia un'accoglienza sincera sulla sua umile dimora, dove il Cristo espose per la prima volta la sua dottrina consolatrice, chiarendo che la partecipazione auspicava era quella del cuore sincero e puro per sempre, alla luce del suo regno. Ebbe inizio in quell'istante in Pirituro il sodalizio degli inseparabili compagni, che da lì poi lui va a cercare altri pescatori, altri compagni di vita. Raccontando questo piccolo pezzettino, no? Immaginiamo, tu stai lavorando lì, che lui faceva il fiscale della ricetta, no? Faceva il fiscale dell'ufficio dell'entrata, diciamo così, no? Che se ci bussano alla porta dell'ufficio dell'entrata, oh, non ci spaventiamo. Ma lui faceva il fiscale, quello che raccoglieva l'imposta per l'ufficio dell'entrata del governo di Erode Antipa. E arriva quest'uomo con un magnetismo incredibile nello sguardo e lo chiama e dice: vuoi raccogliere i beni del cielo, una cosa migliore di quello che stai facendo lì? E lui lascia tutto, lascia la famiglia, lascia quello che stava facendo e lo segue. Come mai? Tutti i 12 apostoli, gli altri che sono andati, venuti nel percorso di Gesù, che in genere erano quasi 500 persone che seguivano lui normalmente, quando lui ha cominciato proprio la sua predicazione. E stiamo parlando degli anni 30, di quell'era, no? Di quell'era là, erano i suoi 30 anni quando ha cominciato a pregare. E quando Matteo lo segui, no? Lascia tutto e seguimi. Forse, ma per ognuno degli apostoli, che sappiamo che non siamo, nessuno di noi viene qua
per caso, neanche gli apostoli. Gli apostoli erano persone normali, persone del popolo, persone come noi, alcuni molto semplici che non sapevano leggere e scrivere, altri come Matteo che era un dotto, che conosceva la legge e sapeva scrivere e lavorava all'ufficio per i romani. Come mai seguivano? Perché in un programma reincarnatorio loro, credo che constava questo, né? Già ci stava questo. E come noi nel libricino segue, il primo messaggio che Emmanuel parla è questo, dice seguimi, e egli lo seguì. E passando vide Levi, figlio di Alfeo, seduto al banco dell'imposta, e gli disse seguimi. E ele, ausandosi, lo seguì. È interessante notare che in ogni angolo in cui Gesù lasciò il segno del suo passaggio, vi fu sempre grande movimento riguardo all'atto di alzarsi e seguire. Pure quando Lazzaro, no? Ha detto, alzati, no? E seguimi, no? Andrea e Giacomo abbandonarono le reti per accompagnare il Salvatore. Matteo si alza per seguirli. I paralitici che recuperano la salute si levano in piedi e camminano. Lazzaro risponde alla chiamata e si alza dal sepolcro. In dolorosi peregrinaggi e con profondi sforzi di volontà, Paolo di Tarso chega di seguire il Maestro Divino tra sferzate e sofferenza, dopo essersi alzato alle porte di Damasco. Numerosi discepoli del Vangelo al tempo degli Apostoli si svegliarono dalla loro notte di illusioni terrestri e si resero disponibili al servizio della redenzione e furono partecipi di testimonianze santificate nel lavoro e nel sacrificio. Ciò costituisce un legato di lezioni assai chiare allo spiritista religioso degli ultimi tempi. La maggioranza dei cristiani sta adottando in quasi tutte le sue occupazioni la legge del minimo sforzo. Molti aspettano la visita personale di Gesù in accoglienti poltrone, altri pregano per mezzo di dischi. Vi sono coloro che desiderano comprare la tranquillità celeste con generosa elemosina e coloro che, senza nessun sforzo, aspettano interventi sovrannaturali dei messaggeri di Cristo per il loro benessere. Domanda te stesso, se stai seguendo Gesù o soltanto le norme del culto esteriore del tuo modo di affiliazione al Vangelo. Ciò è molto importante perché alzarsi e rinnovarsi è il nostro proponimento principale. Questo era il messaggio di questa domenica, in questo libricino, seguimi. E Emmanuel ci fa ci tira l'orecchio dicendo qual è il tuo seguire? È un seguire superficiale? È un seguire che tu dici, va bene, faccio una pregherina e sto a posto. Faccio una lemosina e sono a posto. Qual è il seguire? Qua abbiamo visto che gli apostoli hanno sentito nell'anima la chiamata. E per sentire nell'anima dobbiamo essere predisposti. Dobbiamo mettersi a disposizione. Dobbiamo trovare l'umiltà dentro di noi, di chinare il capo e dire, Signore, sono qui, che vuoi che io faccia? Io prima pregavo, quando pregavo il Padre Nostro, no? Quando arrivava la parte di sia fatta la vostra volontà, io quasi quasi che passavo veloce, non tipo così, sia fatta la vostra volontà, velocemente, perché io nel mio profondo, io sapevo che alle volte la volontà di Dio non era quello che volevo io, ma quello che era meglio per la mia anima. E molte volte non era quello che volevo io. E è stato
Per molto tempo, e ho dovuto fare un grande lavoro che non è finito, che sto facendo ancora questo lavoro su di me, per accettare, Signore, che vuoi che io faccia? Che sia fatta la tua volontà. Quello che Paolo ha detto alle porte di Damasco, no? Che vuoi che io faccia? È una domanda che è difficile da fare, perché presuppone che noi siamo disposti ad accettare. E questo è una riflessione molto grande, quello che ci chiede Emmanuel. Allora, vorrei sapere da voi i vostri commenti, perché è un argomento abbastanza forte. Sandro. Eccomi. Volevo, cioè, quello che mi salta ogni volta all'orecchio, diciamo così, o all'occhio. Torniamo sempre a Zaccheo, al sicomoro, no? Anche ci è rimasto in mente, non la smetti più. E mi è rimasto sempre quel alzati, rialza, cioè quasi come cambiare frequenza, cambia modo di fare, però mettici del tuo, perché ti alzi con le tue forze, ti alzi sul sicomoro con le tue forze, ti alzi forse dalla bassezza che occupiamo, però senza rinnegare noi stessi, perché poi dice prendi la tua croce e seguimi. La croce non te la leva nessuno e ci vuole anche il nostro impegno. Anche lui sulla croce disse alla fine comunque passi se ne può fare a meno di questo calice, ma comunque sia fatta la tua e non la mia volontà. Tutto questo ci porta comunque a un'accettazione, secondo me, della nostra condizione umana, perché siamo comunque umani con i nostri pregi, se ci stanno, e i nostri difetti, che ce ne stanno tanti, e siamo venuti comunque qui per colmarli, per migliorarli. Però tutto sta alla nostra volontà di farlo, ecco. Io penso che sia... ci vuole sempre del tuo, poi tu metti il tuo 0,1% e lui farà il resto, ma quello che puoi mettere tu devi metterlo. È vero, qua è una chiamata alla volontà, seguire, sì. Seguimi, e questo seguimi risuona, come hai detto tu, come una cassa di risonanza, che noi siamo stati chiamati, tutti quanti. Qualsiasi persona che fa un percorso spirituale, no? Ciao Stefano, tutti quanti che fanno un percorso spirituale, quale sia, non importa quale sia il percorso spirituale che fa, è perché ha sentito una chiamata, è sentito che è stato chiamato a quel percorso, ma indipendente di quale sia il percorso, seguili, segui il percorso. Non stare nella superficie delle cose. Vuoi seguire il cattolicesimo? Seguilo, ma seguilo studiando, leggi la Bibbia, fa incontri con le persone della tua stessa fede e ragiona su quell'argomento. Cresci, quello mi dice, come se cresci. È vero, perché solo seguire nel senso esteriore che tu senti prete e basta, capito? Ma secondo me chiede una partecipazione attiva. Sì, molto. Seguire in maniera passiva serve poco, che tu lo leggi il Vangelo oppure vai a messa e poi non attui, no? Non pratichi, ci vuole come il fariseo e il pubblicano, non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio. Alla fine, ecco qui, insomma, penso che, come si dice, cristiano è chi cristiano fa. Bravo. O una cosa del genere. Infatti, noi oggi noi abbiamo fatto la preghiera iniziale. Il samaritano che fece? Il samaritano era uno di quelli che i più reietti, eppure
si è comportato in maniera corretta. La cosa interessante, no? Che un nostro pregare è già questa unione, è già questo essere insieme, perché stiamo seguendo diciamo così, un percorso per migliorarci noi stessi. Vogliamo noi migliorare. Questo nostro migliorare c'è molto a che vedere con come affrontiamo le cose. Come affrontiamo la nostra fede? Come affrontiamo le possibilità di essere, diciamo così, salvati dentro? Noi dobbiamo essere salvati dentro, perché non viene nessuno da fuori a salvarci. Siamo noi stessi che con il nostro percorso, con la nostra strada, con il nostro fare, ci salveremo da soli. Perché Gesù ci accompagna per essere compagno. Che ci dà la mano, ci dà il braccio quando siamo così che non Bello. riusciamo a camminare, ma lui vuole da noi che noi ci impegniamo. È l'impegno. Qua quando Emmanuel parla, no? Che lui dice che tutto quello che fai, domanda a te stesso se stai seguendo Gesù o soltanto nel norma del culto esteriore. Spesso succede così. Che cosa stiamo facendo? Ma pure qua dentro, pure dentro lo spiritismo, ci stanno persone che citano a memoria tanti testi di Emmanuel, di Chico o di Kardec, che sanno la domanda do docente tale, domanda quello del libro degli spiriti. Ma nella vita reale stiamo seguendo, è un monito per tutti, tutti noi. E vi dico che quanto più li mettiamo in pratica, quanto più cerchiamo di togliere lo spirito dalla lettera, dalle parole, lì troviamo Gesù. Perché Gesù si trova nelle parti più strane possibile, nelle parti alle volte più oscure possibile della nostra anima. Perché sta là quella lucina. Che brilla e siamo noi che dobbiamo farla riavvivare, riprendere fuoco un'altra volta. È questa lucina del nostro tempo interiore. Io molte volte mi metto molto, Signore, che vuoi che io faccia? Noi sappiamo la risposta. Sappiamo pure la risposta, sì. Noi sappiamo la risposta. Che cosa il Signore vuole che facciamo? La sappiamo. So che non abbiamo coraggio di metterla in pratica, o per vergogna, o per pigrizia, o per paura. Quando ho cominciato il percorso spirituale, vi dico le mie esperienze perché. Dopo parlate voi, dite la vostra, per piacere. Ma quando ho cominciato il percorso spirituale, che mi sono proprio dedicata, no? Messa di corpo e anima, io avevo paura. Io ho pensato, ma va che una volta che trovo la verità, che trovo che mi trovo davanti a questa verità, io mi cambierò di sicuro, sarò un'altra persona. Ma Sarà che mi piacerà la vecchia vita? Sarà che le persone che mi conoscono mi amiranno ancora? Sarà che c'era ancora mio marito che era vivo, no? Lui, io dicevo, ma sarà che lo amerò tale quale? E io avevo paura di cominciare questo percorso, perché avevo paura di che vedendo le cose che dovevo modificare, avrei trovato la vita di un'altra forma e avrei perso quello che avevo prima. No, invece, anzi, arricchito quello che tenevo prima e chiaramente quando facciamo questi discorsi, alcuni amici li ho persi per strada perché loro dicono: tu parli solo di Gesù.
Va bene così, no? Sono diventata palosa, diciamo. È chiaro che non parlo sempre, sono in un gruppo, parliamo di tante cose, ma alcune cose non accetto più. Se uno sta parlando male di altre persone, io non partecipo, o dico, cerchiamo di parlare di questa persona quando lei è presente, che si possa difendere. Ogni tanto capita, no? La nostra parte negativa di fare delle considerazioni e poi ci venga a fare la mia colpa, la mia massima colpa. Ma è cambiato tante cose nella mia vita, ma è cambiato in meglio. Io non ho perso niente che non avevo già, che non era veramente mio. Quello che non era mio si sono dileguate. Quello che era mio, io non ho perso niente, perché non perdiamo niente che appartiene a noi, non perdiamo niente che fa parte della nostra vita, del nostro io e delle nostre relazioni. Quello che se ne vanno, si possono fare e disfare, soldi si fanno e si disfano, gli amici si fanno e speriamo di non disfarli. Ma può capitare che perdiamo alcuni per strada, ma no, se siamo fedeli, perché qua quando dice seguimi, lui ci sta chiedendo fedeltà, sta chiedendo fedeltà a lui. E comprendo quei cristiani dei primi momenti, no? I primi cristiani che hanno conosciuto lui e poi quelli che hanno conosciuto attraverso i racconti degli apostoli, si immolavano per lui, perché era un messaggio di amore, in un'epoca in cui l'amore non c'era, era diverso, la gente malata era buttata fuori della città per morire, per fatti loro. E lui è venuto a dire no, è andato dal lebbroso, è andato dai mendicanti, da quelli che erano malati. Oggi stiamo affrontando delle situazioni che ci chiede molto impegno e molto amore. E questo seguimi, vuoi dire a questo? Ok? Parlate, amore. Amori miei, Bella, parlate. voglio dirti una cosa riferendomi proprio al quando hai detto bisogna accettare la tua volontà, nel senso che proprio il lavoro dell'accettare la volontà di Dio non è come noi pensiamo, speriamo che la volontà di Dio mi faccia star bene, no, a volte l'accettazione proprio di una situazione che sembra apparentemente brutta, ma forse quello è il meglio per noi. E qui ogni tanto quando mi trovo in questi dubbi vado a leggere Paolo e Stefano tutte le volte perché mi rendo conto e dico guarda, in quel momento lì loro hanno fatto una cosa che leggendo tu dici ma adesso lui con tutti i sacrifici che sta facendo il Signore lo salverà da ogni cosa, invece no, è proprio l'accettazione della volontà di Dio che a volte non è come noi la possiamo pensare, cioè come noi vorremmo, ecco, questo è un lavoro molto pesante. Dio a loro ha dato è stato compagno di viaggio, ha dato la consolazione, la speranza, il coraggio, la forza di andare avanti, ma non ha fatto il lavoro per lui. Certo. No, loro sono stati sotto le intemperie, sotto la pioggia, sotto il vento, dormito per terra, sono stati picchiati nei villaggi dove andavano a parlare, questo Paolo e Barnaba, no? Che andavano nei villaggi a parlare, sono stati picchiati, lapidati, no? Lapidati nel senso di buttato pietra, Sì. hanno buttato pietra su di loro. Non è che Dio l'ha tolto questo da loro. No. Ah, ma stavano seguendo Gesù e non potevano essere risparmiati. No, non è che non potevano essere risparmiati. Il percorso loro era quello. Loro davano testimonianza comunque. È chiaro che Dio non vuole che noi siamo prendiamo pietre in faccia o siamo sacrificati e ci uccidono per colpa sua. No, non è questo. Non è colpa di Dio se accade. No, no, ma a volte portare la verità è anche questo.
Purtroppo, anche questo è sapere affrontare quelli che sono contro e quindi devi andare avanti. Gli amici, i parenti che ci dicono che noi siamo pazzi, che cioè, non state buone con la testa. Sì, sì. Questo è tutto fantasticheria. Va bene, no, non mi metto in discussione con delle persone che non comprendono, perché se non comprendono, non sono io che dovrò dibattere e pestiggiare e fare delle cose perché loro capiscono. Assolutamente, non è questo il nostro compito. Seguire Gesù è portare amore. Come faccio a portare amore a qualcuno che mi deride? Sono comprensiva con lui perché lui non conosce Gesù. Io sì. Io conosco Gesù. Un giorno lui conoscerà Gesù e non riderà più. C'era una persona che veniva qua a casa quando si poteva ancora fare le riunioni a casa, e questa persona ogni volta che parlavo di Gesù torceva il naso. Perché era uno di quelli che ha fatto un sessantottino, non era una sessantottina, non la religione l'oppio del popolo. Parlare di Gesù per questa persona era come se fosse essere cattolico e parlare della Chiesa, era cosa di Chiesa. E io ho spiegato che non sono stata neanche battezzata, figurati se non sono cattolica. Sono cristiana perché Gesù è mio maestro, Cristo è il mio maestro, è la mia guida. Então sono cristiana perché seguo Cristo. E quando lei parlava così, no? Alle volte dava fastidio perché lei torceva il naso, sbuffava, mentre uno stava leggendo, no? E dava fastidio, a me non mi dava fastidio, ma agli altri dava fastidio. Un giorno ho detto così a lei, ho detto, guarda, non ti preoccupare, perché pure io sono stata come te. Bastava sentire la parola Gesù, io dico, Madonna mia, mo questa gente un'altra volta con Gesù. Questa cosa di chiesa, pure io facevo così, pure io torcevo il naso. Ma dopo, quando ho conosciuto Gesù, non ho fatto più. Perché ho capito. E guarda che dopo quasi 6 anni di torcitura di naso, con tutte le spiegazioni, che cosa era Gesù, è cominciato a parlare lei di Gesù. Perché una volta che tu lo trovi, una volta che tu lo conosci, tu capisci cosa significa? Che non è un Gesù, è un Gesù del Vangelo, è un Gesù di quello che ti vuole portare una buona novella, che racconta la sua storia dando esempio a noi. Addirittura Emmanuel andava nei mondi superiori a studiare il Vangelo. Vuol dire che c'è molto da imparare. E Chico Xavier, una volta stavano tutti riuniti, no? E Chico una persona ha detto, Chico, ma questa cosa del Vangelo è ultrapassata, già è troppo vecchio, da 2000 anni che si parla, e non è una cosa ultrapassata il Vangelo. Aí lui ha detto, sarà ultrapassato quando tutti seguiranno quello che ha detto Gesù. Aí possiamo dire che è ultrapassato. Ma enquanto ci sarà su questa terra qualcuno che ancora uccide, che ancora porta rabbia, rancore e non è felice, vuoi dire che non è ultrapassato. E è così. Perciò non è una cosa vecchia, non è una cosa di chiesa, è una cosa dell'universo. Vuoi dire che il Vangelo è un vademecum, è una guida per tutti. Indipendentemente dal mondo dove siamo. Scusa Lele, però c'è molta confusione, perché nel senso, quando io cominciai a praticare il buddismo, io sinceramente non dico che ero atea, perché da piccolina pregavo tanto,
però col crescere avevo un po' abbandonato tutto. E dicono, cioè, a volte siamo fuorviati da dei concetti che non sono giusti, perché a me, per esempio, quando ho cominciato a praticare il buddismo, mi avevano inculcato che la religione cristiana si differiva da quella buddista, perché mentre in quella buddista noi abbiamo il potere della nostra vita, diciamo, di viverla al meglio, cercando la felicità, eccetera, mentre i cristiani aspettano il miracolo da Dio. In realtà è una bugia, perché ora che io ho cominciato a studiare lo spiritismo, quindi il cristianesimo, il libero arbitrio c'è di lì come di là, cioè nessuno aspetta il miracolo da Dio, perché veramente aiutati e Dio ti aiuta. Quindi a volte le persone, dico, non si avvicinano al cristianesimo, perché comunque circolano delle, come ti posso dire, delle cose vecchie, capito, cattoliche, vecchissime. E se uno veramente non ha la buona fortuna di studiare, trovare le persone giuste e approfondirlo, tu lo scarti, perché tu confondi il cristianesimo con il cattolicesimo. Ecco. Ma il buddismo stesso non è distante dalla idea di Cristo, delle cose che predicava Cristo. E è chiaro che loro hanno una concezione della divinità diversa dagli altri, dalle altre religioni, no? Perché per loro non esiste un Dio, no, Dio unico, creatore di tutte le cose, come ci stiamo noi. Ma credo nella potenzialità che l'uomo può raggiungere, no? Che arrivare a un nirvana, che loro chiamano nirvana, noi possiamo chiamare Dio, esatto. Indipendentemente di come uno vuole chiamare. E lì ci sono tanti belli insegnamenti. E quelli che fanno differenza, no? Quelli che fanno, che dicono, ah, perché nel buddismo si dice così, perciò è contro il cattolicesimo. Vuoi dire che non è buddista affatto, perché il buddismo non è contro nessuno. Perché non ha letto, non ha studiato buddismo. Che lui non, loro non sono contro niente. È chiaro che hanno le sue modo di ragionare, il suo modo di fare e la sua dottrina. E ognuno ce l'ha la sua e segue quello che va bene. Infatti Kardec diceva, se tu sei di una fede e quella fede ti basta, stai là, non cambiare. Certo. Non cambiare fede. Sì, però io questa cosa l'ho notata, che molte volte ci si rifugia in anche religioni orientali, perché comunque io infatti adesso ne fa un po' un'accusa, passatemi il termine fra virgolette, alla scuola, perché dico, quando si va a scuola dovremmo studiare la storia delle religioni, non per bravo. Comunque far capire ai ragazzi che, cioè, la verità, quello che veramente dicono. Perché poi che ci si trova, se no, se la religione cattolica te non ti ci trovi dentro, perché la definisci con la Chiesa e basta, tu ti appigli poi veramente altri tipi di religioni che ti sembrano. Poi in realtà tu vai a scoprire che anche il cristianesimo dice forse di più, se non le stesse cose, capito cosa voglio dire? Però se non hai la conoscenza e tu ti attacchi... Gesù ci ha mandato su questo nostro pianeta tanti suoi messaggeri, Confucio, Buddha, Siddhartha Gautama, no? Ci ha mandato Socrate, Aristotele. È chiaro che ognuno ha detto quello che intendeva del messaggio che doveva portare per quella comunità. Per quella comunità. E poi lui è venuto a chiudere il cerchio parlando dell'amore, che tutto quello che si intendeva di tutte quelle cose era l'amore, che solo l'amore poteva salvare, che l'amore è il collante, è la forza gravitazionale che unisce gli universi. Questo è che è venuto a dirci, e che la nostra trasformazione attraverso l'amore ci avrebbe portato all'illuminazione, a nirvana, a Shambhala, al Valhalla, da qualsiasi parte vogliamo andare. Sì. Ma
avrebbe portato, ecco, sì, è chiaro che mi dispiace, l'unica cosa che mi dispiace veramente è che la fede cattolica, non tutte chiese, mi piace molto quella di Don Bosco, quella di Don Bosco c'è una specie che loro chiamano oratorio, no? Dove i ragazzi fanno dei lavori insieme, fanno delle cose, studiano e si socializzano per un bene comune, per una storia comune, per una comunità, per aiutare la comunità dove vivono. E si insegna e si studia e si approfondisce. Chi vuole conoscere? Ci stanno dentro la propria chiesa dei gruppi che approfondiscono il Vangelo, la Bibbia, il Vangelo. Ci sono. Poi chiaramente nelle lezioni, nello studio delle religioni nella scuola dovrebbero parlare di tutte le religioni, non solo di una, ma di tutte le religioni. Chiaro che se io sono un prete e vado a insegnare religione in una scuola, io insegno tutte le religioni, anche il cattolicesimo, che è la mia religione, e lo dice la sua, no? Ma solo questo mi dispiace, che ancora non c'è questa condizione, Aperture. non c'è questa apertura, perché poi ci sono molte chiese, che sono, i preti sono bravissimi e studiano e si approfondiscono, e approfondiscono. Se io sono un cattolico, mi piacerebbe tanto andare in una chiesa così, dove so che il prete approfondisce. Anche se non sono cattolica, io ci vado, c'era quando si poteva andare, c'era un prete, ho già detto a voi qua a Salerno, che lui è un esegeta, come Manuel, è un esegeta, lui studia la Bibbia. E se studia la Bibbia, non mi ha rifiutato sapendo che io ero spiritista. Ha fatto pure leggere. Addirittura mi fa leggere a messa. Quando vado alla sua messa, no? Lui mi chiama per leggere il passo del Vangelo là nella cosa là che davanti a tutti. E lui sa che non sono neanche battezzata. Vuoi dire, e questa è un'apertura mentale bellissima, grandiosa. E se tutti facessero così, senza dire cosa do diavolo, è cosa do diavolo, l'altro giorno Beh, la posso dire una cosa? dimmi, Samene. Allora, io sono, scusatevi, io sono in viaggio, vi saluto. Sono in viaggio, allora delle volte mi perdo un poco e prima non ho seguito bene il passaggio che ha fatto Paolo, ma non so se diciamo la cadenza in fiorentino oppure diciamo la vacanza di Dino, non ho capito bene la differenza che faceva lei tra la religione buddista e lo spiritismo o il cattolicesimo. Ho capito che delle volte non ti fanno avvicinare con dei retaggi. Che ci sta la religione cattolica è questa, la religione musulmana è questa, oppure il buddismo è quell'altro. Però non ho capito la differenza che lei ha fatto con il buddismo e la religione cattolica. Volevo capire questo perché l'ho persa, Paola. Oh, Saverio, no, non è che dicevo le differenze, dicevo che qua, no, se una persona non conosce bene, per dire, il cristianesimo e cominci a praticare, io per esempio erroneamente, io confondevo molto il cristianesimo con il cattolicesimo, cioè per me cristiano Io. cattolico è la stessa cosa. Quindi a me, non piacendo la Chiesa, ma non intesa come il prete di periferia che si dà da fare, che tanto poi sono le persone che fanno la differenza, io l'ho sempre identificata molto come lo Stato Vaticano, quindi tutti questi preti, tutti questi cardinali. Io non la sopporto questa cosa perché dico c'è tanta miseria nel mondo, io vedo tutto questo sfarzo, tutti queste cose qui, mi ha sempre dato noia. Quindi poi alla Paola, ma non so fine, se la quando ho... sai tutta la parte dei cardinali, tieni molto presente che buona parte della massoneria è frequentata dai nostri cardinali. La massoneria è Esatto. fatta di persone che non credono in E Dio, quindi... cioè i massoni, i nostri italiani, la maggior parte sono i nostri cardinali. Allora, non parliamo di questo argomento, massoneria perché i massoni credono in Dio e la massoneria italiana è diversa dalla massoneria del resto del mondo.
È diversa dal resto del mondo, perché qua ci sta quella la cosa della mafia, della cosa di che è questa roba qua. Nel mondo intero la massoneria ha aiutato a rendere libere tanti paesi, America, Brasile, America del Sud, perché erano i liberi pensatori, erano quelli liberi pensatori, credevano in Dio. È diversa, non lo confondiamo. A Francia, per esempio, italiana, è stata aiutata dalla massoneria. E quindi ecco perché, diciamo, conclude Paolo, dopo volevo dire un'altra cosa. Dice Paolo. No, allora uno si attacca a altri tipi di religione, perché diciamo che negli ultimi 10 anni io non mi sento una che ho praticato il buddismo per moda. Io sinceramente ci ho creduto, ci credo. E mi ha dato, diciamo, è stato l'inizio di percorso per arrivare ora qua. Quindi io gliene sono grata. Però il messaggio che mi passa molte volte è quello di dire: ma perché i cristiani aspettano sempre il miracolo da Dio, mentre invece i buddisti pensano e credono nel potere della persona, e quindi sei te il detentore della tua vita e te il pilota, chiamiamolo così, della tua vita. In realtà non è vero, cioè non è vero, è vero in tutte le religioni, perché il libero arbitrio, e cioè l'uomo ce l'ha, e quindi comunque lui è responsabile della sua vita, qualunque tipo di religione, fratelli. Non che un buddista c'ha il libero arbitrio e un cristiano non ce l'ha, capito cosa voglio dire? Come se tutti i cristiani aspettassero solo pregando il miracolo che viene da Dio, ma questo non c'è scritto da nessuna parte. C'è una differenza molto grande, nel senso che queste religioni orientali che si sono occidentalizzate hanno preso tutti i difetti dell'Occidente e si sono messi insieme. Então dobbiamo pensare che il buddismo puro, quello vero, quello originale, è completamente diverso da quello che si sa come moda, come la moda di essere di una cosa, di un'altra orientale. È molto rispettabile. Il Dalai Lama è una cosa incredibile, il messaggio che manda e che fa è anche lui, come Papa Francesco, un emissario del Signore, è un messaggero del Signore che ci porta alla comprensione dei passi del Vangelo. Anche il Dalai Lama, che è buddista, e lui ci dice delle cose, è uguale, ci sta nel Vangelo, ma quello è un puro buddismo, non occidentalizziamo queste fedi orientali. Ma infatti, il Dalai Lama disse, io andavo a un convegno a Livorno, e disse proprio, lavorate sulle vostre religioni. Bravo. Perché voi siete nati qui e dovete seguire la vostra religione, perché la vostra religione va bene per voi qui, le nostre vanno bene per noi là, perché abbiamo culture e storie diverse, etnie diverse, esigenze diverse. Sono veramente d'accordo, la stessa cosa che ha detto sempre pure lei là, nello stesso momento, cioè noi se siamo qua perché noi abbiamo un'etnia nostra, e forse la cattolica oppure la cristiana andava bene, e lì andava bene l'altro. E tornando un attimino a lei là, che mi è piaciuto molto, perché mo non ci stanno più i preti che insegnano a scuola, cioè i professori di religione dovrebbero insegnare tutte le religioni, non solo la cattolica. Cioè, a scuola tu mi devi parlare del buddismo, mi devi parlare dell'Islam, mi devi parlare della cattolica, della cristiana, dell'induista e quant'altro. Però chi li prepara a questi, li conoscono. Io penso che i professori di religione sanno solo la cattolica. Al massimo di Islam, se fanno letto. Sì, concordo. Guarda. È vero. Allora, ragazzi, qualcun altro vuole dare il suo contributo? Vorrei fare Antonio Masullo ci ha mandato un messaggio che la piccolina sua neonata stava con febbre, sono andati lui e la moglie all'ospedale, è tutto a posto, hanno fatto il tampone, hanno fatto il tampone, e lui ha detto voglio chiedere a voi di pregare per lei.
per tutti quanti, no? Ok? Concentriamoci poi nella preghiera. Volete dire qualcos'altro, ragazzi? Allora, questo passaggio, chi vuole dire qualcosa, entrate online direttamente, parlate. Questo passaggio, seguimi, no? Di seguire Gesù. Portiamo durante questa settimana la domanda, no? Dentro di noi, come è che sto seguendo Gesù? Quando è che sto seguendo? In che modo seguo Gesù? Ma non dovete dire a noi niente, no. Pensate voi stessi dentro di voi. Quando è che seguo? Come lo sto seguendo? Perché è come abbiamo commentato qua delle religioni orientali che è stato occidentalizzato, no? Pure Gesù era ebreo. È stato occidentalizzato l'ebraismo di Gesù nella religione cattolica, ma i cristiani, no? Cristiani sono quelli che seguono Cristo, non di una fede particolare, ma che seguono Cristo. Dobbiamo pensare: come conosco questo Cristo? Come lui mi risuona dentro? Che cosa mi trasmette? Come è che posso farlo conoscere agli altri? Come faccio? Come diceva San Francesco, quando andate a evangelizzare, usate pure le parole, ma possiamo pure non usare nessuna parola per evangelizzare. Possiamo anche non usare nessuna parola per parlare del nostro Cristo. Credo che bastano solo le nostre esempio di come ci stiamo comportando, come stiamo vivendo. Che cosa avrebbe fatto Cristo a posto mio? Come faccio a seguirlo? Sandro voleva dire qualcosa? Pure Antonia mi sembra che voleva dire qualcosa. No, io volevo, chiedo scusa, buongiorno a tutti, sono entrata tardi e quindi volevo sapere il capitolo che avete fatto, che dopo magari. 24 e 24, item 17 e 18. Allora, 24, capitolo 17 e 18. Sì. Ok, grazie, grazie. Beh, Dimmi, alla fine vedi quello che hai detto tu di San Francesco, ritorna a quello che abbiamo già detto all'inizio, che è cristiano chi si comporta da cristiano. Quindi sono i fatti, non nelle parole. anche Questo. Stefano, quando stava morendo, no? Ha perdonato a Paolo, no? Che lo aveva mandato Lapidava. lapidare e lo stava lapidando, e ha perdonato. Ha detto: ma come fa a perdonare quest'uomo che ti sta uccidendo, che ti ha ucciso? Ha detto: perché lui non conosce Gesù. Io sì. Lui non ha conosciuto Cristo. Io sì. E Bene. Stefano non ha conosciuto personalmente Gesù. Santo Stefano non ha conosciuto attraverso Simon Pietro, ma non ha conosciuto personalmente Gesù. Gesù era già morto quando Santo Stefano è diventato cristiano. E lui, perdonando a Paolo, che na epoca era Saulo, ha detto: io conosco Gesù. Lui ancora non conosce Gesù. Il giorno che conoscerà Gesù sarà un grande difensore, come difende la legge mosaica, così difenderà Gesù. Perciò tutto è lì. Le persone che stanno che non stanno nella luce, nel senso che sono ribelli, se la prendono con Dio, se la prendono con l'altro, stanno arrabbiate, sono impaurite e sono perse, smarrite, vuol dire che ancora non hanno trovato Gesù. E il nostro esempio potrebbe essere di fondamentale importanza a loro. Che cosa avrebbe fatto Gesù a posto mio? Chiudiamo con queste parole. Io voglio allora fare la preghiera, la, il
vibrazione per Luca, per Antonio e la famiglia, che possano stare bene, che la bambina si possa riprendere dalla febbre, e per tutti noi che rimarremo con questa domanda nella nostra mente: cosa avrebbe fatto Gesù? Grazie. Sandro? Io vibro per Luca, per quella bimba che abbiamo nominato prima, per quella bimba che stava male, per Antonio, che oggi sono 3 anni che ci ha lasciato, per la mia famiglia e per tutti voi, per le intenzioni di tutti quanti, in modo tale che con le nostre opere possiamo dare un esempio corretto della nostra religiosità. Grazie. Paola? Io vibro per Luca, per tutti gli ammalati, tutti gli anziani che in questo momento stanno affrontando ancora più difficoltà. Vibro per la pace e per la felicità di questa umanità. Vibro per mio figlio Fabio, per mia figlia Elisa e per tutto il nostro gruppo, che possa continuare veramente a essere unito e a progredire insieme. Grazie. Grazie. Rosaria? Sì, allora io vibro per mia figlia, per tutti quanti noi, il gruppo, affinché possiamo alimentarci di tanto amore attraverso Dio, per poter portare le nostre croci, per poterle, diciamo, alzarci, per poterci alzare con le nostre croci. Grazie. Amen. Grazie. Simona? Simona? Mi sentite? Sì. Ok, scusate. Io vibro per tutto il nostro gruppo, per le persone che per qualsiasi motivo stanno soffrendo, che sia per malattia, che sia per qualche problema economico, per la situazione che stiamo vivendo qua in Italia, perché possano trovare serenità nonostante i dolori, le fatiche, le prove che dobbiamo tutti passare. Prego per tutto l'universo, per i nostri disincarnati, per la mia famiglia e tutte le persone che amo. Grazie. Grazie. Silvana? Silvana? Ecco, vibro per tutte le persone che hanno bisogno di Dio e della sua conoscenza. Vibro per i miei figli, per Luca e per tutti coloro che soffrono, che devono raggiungere Dio e trovano difficoltà ad andarsene. Amen. Grazie. Ci sta Marisa, che ha detto che ha dovuto andare via, e dice che fa la vibrazione per tutta la terra e per tutta l'umanità, che riesce a uscire da questo buio e ritrovare la luce attraverso l'amore e la consapevolezza. Un abbraccio a tutti e buona domenica. Grazie. Saverio? Allora, io mi sentite? Sì. Allora, io vibro per tutto il nostro gruppo, e che si basa, il Signore ci dà, il nostro Maestro Gesù e tutti gli spiriti, la forza di farlo diventare sempre più grande, più coeso, e che ci sta tanto amore e fraternità tra di noi, che si sta costruendo. Questo mi fa molto molto piacere. Vibro, mi associo alle tue vibrazioni, Leila, della bambina di Luca, e vibro pure io un attimino per questo momento particolare che sta vivendo la terra. Fa che riusciamo presto e indenni tutti quanti noi e le nostre famiglie. E per questo io prego, e mi fa piacere molto su Gesù, perché io mi sto fermando molto su Gesù, come su questa settimana sto facendo anche il Vangelo, e mi ero fermato molto su Gesù, anzi tu me l'hai risottolineato, e mi fa molto piacere la riflessione di questa settimana. Ringrazio. Grazie. E ringrazio a tutti voi. Grazie. Stefano? Allora, io vibro per tutti noi, ovviamente, per Luca, per tutti i bimbi che stanno male, che
Spero riescano a risolvere tutti felicemente la loro situazione, e per tutta la popolazione del mondo, per tutte quelle persone che in questo momento hanno tantissima paura degli ultimi avvenimenti, che riescano a superare questa paura che penso che faccia più male del virus. Che Dio ci dia a tutti la giusta luce per illuminare questo mondo. Grazie. Grazie. Antonia? Sì, io mi associo a tutte le vostre vibrazioni e vibro per tutti coloro che hanno le cose più care nel cuore, perché è l'unica vibrazione che ci traversa, che riesce a coinvolgere tutti gli altri organi. Vibro per Luca, per la bambina, per mio marito, che oggi sarebbero stati 10 anni dalla sua laurea, e per chi momentaneamente ci ha lasciati, ma solo momentaneamente. Grazie sempre. Grazie. Di esserci. Grazie. Maggie? Margaret, eccomi. Io vibro per il ragazzo che ho messo la foto nel gruppo, che si chiama Michele, che purtroppo si è tolto la vita. Vibro per la sua mamma, che è una mia paziente, e è molto triste. E vorrei inviare tutto il mio amore, e chiedendo alla spiritualità amica che moltiplichi questo amore, perché è poco per colmare questo vuoto. Vibro per Luca, per tutto il gruppo e per tutte le mamme che hanno perso i suoi figli, che hanno consegnato momentaneamente, come ha detto Antonia, e per la terra, perché tutti i cittadini raggiungono la consapevolezza dell'amore al prossimo. Che così sia. Così sia, grazie. Sandro, vuoi fare la preghiera finale? Tu che oggi fai il compleanno della scomparsa di tuo figlio. No, oggi no. Di Antonio, un mio amico. Ah, mio figlio è stato il 10 di ottobre. Ah, okay. Comunque grazie del compito che mi dai, un po' arduo. Sulla scorta di quello che abbiamo letto, io mi auguro che riusciamo tutti quanti a dare il massimo di noi stessi, più che con la teoria, più con le opere. Come abbiamo detto prima, Signore, Signore, non è chi dice Signore, Signore, ma chi è che fa la volontà del Padre mio. E quindi che tutti quanti riusciamo ad operare al meglio delle nostre possibilità, ecco, nel nostro piccolo, senza voler fare voli lontani, guardare altri emisferi, diciamo così, della nostra quotidianità, ma nel nostro piccolo, che ognuno possa dare il massimo di se stesso. Amen. Amen. Grazie, grazie ragazzi. Grazie a voi. Grazie a voi.